Scoprire la speranza che è dentro di noi certamente non è un cammino facile, come ogni e qualsiasi cosa che prevede il camminarsi dentro, l'interrogarsi dentro, il guardarsi dentro, non è facile. Ma le cose che contano, lo dico spesso, costano. E quindi dobbiamo impegnarci. Dobbiamo, in un certo senso, anche lottare contro noi stessi. Quando Papa Francesco dice che non dobbiamo arrenderci alla notte, ma che dobbiamo camminare, continuare a camminare e a sperare, vuole dirci anche che dobbiamo saperci guardare dentro. Un uomo felice è un uomo che si conosce, per quello che umanamente io mi posso conoscere, che si conosce dentro, che conosce le proprie fragilità, ma anche i doni che ha ricevuto dal Signore, e soprattutto conosce la tenerezza, la misericordia, conosce perché la sperimenta, la tenerezza e la misericordia di un Dio che perdona sempre le mie infedeltà. Ed è questo che mi dà felicità. Non il peccato mi dà la felicità, ma il pentimento mio a cui dopo fa seguito l'abbraccio, il perdono del Signore. Anzi, sempre secondo Papa Francesco, quando un uomo pensa soltanto di pentirsi, già l'abbraccio di Dio, il suo perdono, la sua carezza, la sua tenerezza, la sua misericordia già ci anticipa, già ci aspetta al varco. Questo per dirci che scoprire la speranza dentro di noi, lasciarci abitare dalla speranza, vuol dire leggerci dentro e comprendere che la prima lotta che dobbiamo fare, appunto, è con un nemico che non abbiamo fuori di noi, ma anzitutto con un nemico che è dentro di noi. E quali sono i nemici che noi abbiamo dentro e che ci ostacolano nella ricerca della felicità, nel raggiungimento della felicità, nella presa di consapevolezza della speranza che abbiamo dentro di noi? Che cosa non fa crescere e fruttificare il seme della speranza che il Signore ci ha messo dentro? Quali sono i nemici con cui dobbiamo lottare dentro? Anzitutto, il primo nemico è l'egoismo. Certo, quello che sto dicendo non è, si potrebbe dire che è la scoperta dell'acqua calda, è vero, ma molte volte proprio queste scoperte dell'acqua calda ci fanno comprendere quando siamo avvinchiati, quando siamo avvinchiati in schiavitù che non mi rendono felice, che non mi rendono e fanno vivere in pieno la speranza che mi viene donata continuamente da Dio e dagli uomini. Lottare dentro di noi. Quali sono i tuoi idoli? Quali sono i miei idoli? Che cosa mi impedisce di gioire della speranza che ho dentro? Che cosa mi impedisce di mettere fuori la speranza che ho dentro? Interroghiamoci e ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!